ospedale. Sì, sono andato in ospedale, mi hanno fatto 3 rettoscopie. 3 rettoscopie, niente, non funzionano, il piede continua a farmi male. Sono uscito dall'ospedale, piange, vado all'orante, signora, capirà se ho tubi nel culo, non è che fa un piacere. Esco dall'ospedale tutto quasi secco, il culino un po' tutto stretto. Mi spino al telefono, era mia madre, ci fa passatore. Mia madre mi chiama per cognome, per rispetto. Ci fa passatore, come va? Dico, mamma, come va? Brucia, sai, sono tubi nel culo. Sai cosa mi ha risposto? Soffiaci. Mi spiegate come faccio, perché bisogna essere velocissimi. Quindi ragazzi, niente scherzi, che non è giornata, sto anche poco bene, voglio andarmene a casa. Perché non sono deficiente, oggi le chiavi, signora, ce le avevo. Tanto è vero che sono rimasto chiuso fuori di casa con le chiavi chiuse dentro, quindi ce le avevo. Passa il portinaio, dico buongiorno, Pino, se mi presti il trapano così entro, apro la porta, ci faccio mancarebbe. Mi dà il trapano, allora sai, comincia a trapanare la serratura. A un certo punto si apre di colpo, era il mio vicino di casa. Mi guarda e ci fa, ma cosa sei, cretino, mi trapani la porta? Dico, guarda, abbia pazienza, sono rimasto chiuso fuori di casa. E trapani la mia!